Amici di Canter, buongiorno e ben ritrovati. Oggi siamo qui, siamo all'ippodromo di Vinovo, per concludere un po' il filone dedicato ai veterinari che ha avuto veramente tanto successo. E allora noi siamo in compagnia del dottor Balvassori, che è responsabile dell'ASL Torino 5, che è quella che fa capo all'ippodromo di Vinovo. Dottore, buongiorno. Buongiorno Elisabetta e buongiorno a chi ci ascolta. Allora, dottore, che cosa fa un responsabile dell'ASL? Allora, un responsabile dell'ASL svolge in un ippodromo, come in qualunque altro sito dove vengano detenuti animali, cavalli in questo caso, svolge tutte quelle attività che sono di interesse e di competenza pubblica. E che cosa vuol dire? Vuol dire che nel dietro le quinte di una corsa, di una manifestazione, di un allenamento, di un allevamento, il fulcro intorno al quale girano tutte queste attività è l'animale cavallo. L'animale cavallo in quanto tale ha una filiera, la filiera è regolata da alcune norme a livello nazionale, norme a livello comunitario, è compito dei veterinari pubblici, mio nel caso dell'ippodromo di Vinovo, ma vale per tutto il resto del territorio nazionale, è fare in modo che questi obblighi di natura giuridica, legale, che riguardano la filiera equina vengano rispettati. Parliamo dei libretti, perché ancora oggi, anche se tu mi dicevi che comunque sono diventati tutti più bravi, sì, diciamo così, però ancora oggi capita a volte che un libretto di un cavallo non sia a posto e di conseguenza venga ritirato d'ufficio. Può capitare. Esistono degli adempimenti di natura regolamentare, cioè il Ministero dell'Agricoltura, che sovrintende come autorità competente tutto ciò che riguarda la regolamentazione delle corse, ha inserito nei propri regolamenti anche degli obblighi che riguardano ad esempio le profilassi vaccinali cui debbono essere sottoposti i cavalli. La situazione è decisamente migliorata rispetto agli anni passati, ormai raramente si incontrano cavalli in cui queste procedure non vengano correttamente e puntualmente seguite, ma quando ciò avviene evidentemente occorre fermare il cavallo, attendere che venga regolarizzata la profilassi vaccinale in questo caso e poi lo si riammette alle corse. Che cosa accade a un cavallo che prende, come in questo caso ce ne sono stati recentemente, l'herpes virus? Quanto è la quarantena? Che cosa si deve fare di precisione? Con precisione, nel caso in cui in un cavallo venga riscontrato e confermata una positività all'herpes virus, all'HV1 in particolare, che è responsabile di una malattia comunemente detta rinopolmonite, è d'obbligo prendere dei provvedimenti che riguardano sia il singolo animale o i singoli animali confermati positivi, sia la struttura nella quale questi sono detenuti. Nella struttura occorre fornire al detentore delle prescrizioni che lo vincolino a una stretta quarantena, cioè si impedisce per un certo periodo di tempo la movimentazione sia in ingresso che in uscita dei cavalli presenti, si impongono delle misure di pulizia, di igiene e disinfezione particolarmente puntuali e particolarmente efficaci e contemporaneamente ovviamente i cavalli colpiti devono essere curati nella migliore modo dei possibili per limitare i danni che la malattia determina. Però quindi scusami, allora in maniera concisa, sintetica. Allora io oggi ho un cavallo, facciamo un esempio qua in ippodromo, sì, mi prende la malattia infettiva, sì, quanto tempo deve stare fermo, dopo quanto tempo ripeto il secondo controllo e cosa succede all'interno della struttura? Allora, la struttura si ferma. Tutta? La struttura si ferma e il veterinario pubblico, io in questo caso, potrei essere chiamato, qualora succedesse, a valutare, a seconda della disposizione e della tipologia di struttura che ho di fronte, se il blocco debba essere esteso a tutto l'impianto, quindi a tutti e 300 e quanti sono i cavalli più o meno presenti in questo momento, o solo quelli per i quali ci sia stato effettivamente un rischio di contatto consistente. E questo sarebbe il primo scoglio con il quale dovrei confrontarmi per prendere una decisione del genere. Se le circostanze
facessero pensare a un contatto limitato ad un determinato piccolo gruppo di cavalli, potrebbe essere ipotizzabile un blocco solo su questi e solo un'attenta osservazione sugli altri. Qualora invece non ci fosse questa garanzia, inevitabilmente potrebbe essere necessario fermare tutto l'impianto con tutti gli animali presenti. Dopodiché si monitora il cavallo malato. Adesso la tecnologia ci offre degli esami di laboratorio che sono piuttosto veloci, piuttosto precisi, per dirci fino a quale momento il cavallo può infettare degli altri attraverso l'espettorato, attraverso il contatto fisico. Una volta che questo decorso è molto variabile, ci sono dei cavalli che rimangono sintomatici un paio di giorni, tre giorni, e poi riacquistano subito il loro stato di salute naturale. Cavalli che la possono portare avanti invece per settimane o per mesi, quindi è impossibile in questo momento dire per quanto tempo. Possiamo dire con più precisione che nel momento in cui termina la patologia, terminano i sintomi, si inizia a contare un periodo che per la legge nazionale è di 30 giorni, al termine dei quali si può valutare se in questi 30 giorni non è successo nulla nel frattempo di liberalizzare tutto l'impianto. Oltre ai problemi, insomma, dei vaccini sui libretti, adesso negli ultimi anni c'è anche questo foglio rosa telematico che all'inizio ha fatto sclerare completamente tutti. Come siamo messi adesso? Siamo messi bene. Allora, finalmente la gente, gli operatori hanno capito a che cosa serve. Per esempio è stato utilissimo proprio nella recentissima epidemia, nei recentissimi episodi di herpes virus. Perché? Perché non si può pensare di fare quella che noi chiamiamo epidemiosorveglianza, cioè lo studio dello sviluppo della malattia nel territorio per capire, se possibile, da dove è partita e dove sta andando, in quale direzione, se non sappiamo i cavalli dove sono, quanti sono e dove si spostano, non riusciamo a fare nulla che sia attendibile dal punto di vista epidemiologico. I fatti dimostrano che con i recenti sviluppi i servizi veterinari sono stati in grado di rintracciare subito, velocemente e con precisione tutti gli spostamenti di tutti i cavalli che avrebbero anche solo virtualmente essere coinvolti nei focolai, in modo tale da poter avvisare i proprietari, avvisare i servizi veterinari competenti e mettere finalmente per tempo le persone in condizioni di tutelarsi e di attivarsi almeno con le misure di prevenzione. Quali sono oggi le problematiche maggiori del tuo lavoro? Tu ad esempio sei uno di quei dottori, di quei veterinari che quando ci sono le corse sei sempre qua comunque a controllare che tutto vada bene. Sì, allora io ho la fortuna di fare un lavoro, di occuparmi di una specie che mi piace. Io sono appassionato a questo animale e appassionato a questo mondo, che ho cominciato a calcare veramente da piccolo, quindi per me inserirmi nell'ambiente dei cavalli sportivi ippici o equestri, e conosco e frequento anche quello, è stato forse un po' più facile rispetto ai miei colleghi, perché, come ripeto, ho un po' più di familiarità con le persone, con l'ambiente, con i cavalli, perché è proprio un ambiente che a me piace a livello personale, oltre che professionale. Quindi ho avuto la fortuna di far diventare una professione quella che per me era una passione fin da piccolo. Ciò premesso, nell'ippica, l'ippica è un ambiente un po' chiuso, un po' molto legato a consuetudini, tradizioni, gruppi piccoli, gruppi piuttosto chiusi, e quindi inserirsi e guadagnare un rapporto di reciproco rispetto fra me, che rivesto la funzione del tra virgolette cattivo di turno, e gli operatori, è stato difficile, ma non difficilissimo. Ti è capitato ancora oggi di avere, insomma, di vedere palesemente qualche grave errore nella gestione di una scuderia, oppure sono cose che ormai, anche perché diciamo, insomma, stanno arrivando anche tanti giovani, tanti figli di driver, magari un'altra mentalità? Allora, con la nuova generazione di guidatori e di allenatori il rapporto è abbastanza buono. Per quanto riguarda Vinovo, io ho il vantaggio, come dicevo prima,
perché li ho conosciuti da ragazzini e quindi c'è un rapporto. Te li sei cresciuti? No, me li sono un po' cresciuti, molti hanno l'età dei miei figli, sono addirittura più giovani e quindi ho un buon rapporto con loro. Devo dire che non ho avuto grosse difficoltà, poi li conosco talmente bene che so quello che è un pochino più svanito, quello che è un pochino più preciso, conosco i loro pregi, i loro difetti e quindi riusciamo abbiamo trovato un buon equilibrio e un buon accordo. Sicuramente, ma questo vale per tutti gli ambienti, la presenza fisica anche del veterinario pubblico negli ippodromi o negli ambienti ippici o questi in generale, secondo me è importante. Il farsi vedere solo ogni tanto rischia di far perdere un po' quello che è il filo del discorso. È vero che io sono molto presente, forse troppo alcuni dicono, ma perlomeno a me più o meno scappano poche cose, ecco, mettiamo qui. Vorrei fare ancora una battuta con te su di un argomento e poi la chiudiamo qua. Tanti, tu sai che io mi occupo anche di un progetto che si chiama Un cavallo per amico, vengono qua i bambini delle scuole, quindi gli racconto un po' tutto dei puledri e quando gli parlo del microchip, quando gli dico che c'è il veterinario che controlla con la macchinetta il cavallo che entra in pista, rimangono tutti un po' basiti. Allora ti chiedo, come funziona esattamente questa cosa? Cioè il microchip che viene dato al cavallo? Partiamo proprio da zero. Nasce il puledro, il proprietario è tenuto a comunicare questa nascita all'organo competente. Se parliamo di cavalli trottatori o galoppatori, questo è il MIPAF. Il MIPAF ha un'organizzazione tale per cui sul territorio ha dei veterinari formati e preparati, i quali applicano, vanno in azienda, identificano il puledrino sotto la mamma e compilano una certa serie di documenti, di moduli e inseriscono il microchip sotto cute nel cavallo. Quando? A quanti mesi? Allora, questa è un'operazione che va fatta sotto la madre, quindi mediamente parlando entro il sesto mese di vita, okay. Salvo casi particolari. La regola è quella. Quindi da quel momento viene inoculato nel lato collo sinistro, a metà incollatura circa, nel cavallino, un microchip che ha le dimensioni grossolanamente di un chicco di riso, per intenderci, c'è una siringa apposta per inocularlo, è un'operazione che può solo fare il veterinario, quindi il veterinario è formato per fare questa operazione in sicurezza, sia per sé come operatore che per il puledro. E questo microchip è collegato un numero individuale non sostituibile e non modificabile che identificherà per tutta la vita quell'animale. Quindi anche in un certo senso tu con il microchip è un modo per rintracciare tutta la filiera, tutti i percorsi che ha fatto un cavallo? Assolutamente sì, perché esiste un meccanismo, un sistema che si chiama banca dati nazionale che lavora appunto sull'identificazione tramite il microchip di ogni cavallo che ci permette di seguirne gli spostamenti. Non solo, ma ci permette anche per esempio di seguirne i passaggi sui vari mezzi di trasporto, quindi sappiamo con quale automezzo ha viaggiato, in quale condizioni. Siamo tramite questo sistema di riconoscimento in grado di ricostruire gli spostamenti dell'animale sul territorio che sono fondamentali per poi poter produrre un'attività di epidemiosorveglianza degna di questo nome. Grazie mille, dottore. Prego, grazie a voi.